Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti alla presentazione di questa iniziativa benefica, iniziativa promossa dall'associazione Noi Ci Siamo Onlus. Qui alla mia destra c'è Luigi Querio, che ne è il presidente. Cosa si prefigge questa iniziativa? Si prefigge di andare a raccogliere una somma di denaro per far sì che si vada a comprare poi un'auto che ha delle caratteristiche particolari per cui Gioele possa viaggiare in modo sicuro e soprattutto insomma, andare in giro e andare a fare tutte le attività che fanno bene alla sua salute ed anche insomma farlo girare per cose giustamente ludiche. Pertanto ringrazio Luigi Querio, ringrazio tutti i componenti dell'associazione che stanno lavorando alacremente a questa iniziativa. Poi magari Gigi ci racconterà le cose già fatte, le iniziative già fatte e magari cosa si andrà a fare. Ringrazio ovviamente Simona e saluto in modo particolare il piccolo Gioele. L'iniziativa, dicevo, che si va a fare è quella di una lotteria affinché venga poi raggiunta la cifra che, per comprare questa auto. Per mettere in piedi la lotteria abbiamo il piacere, abbiamo l'onore di aver conosciuto il signor Carlo Rosa, che è il proprietario della Maison Palazzo Rosa, che ha messo gentilmente a disposizione i premi, dei quali premi poi vi parleranno giustamente loro, altrimenti qua viene fuori un monologo e non va bene, parlo solo io. Per cui io vi ringrazio e do la parola ad Alessandro Musso. Io direi che non c'è moltissimo da aggiungere dal punto di vista dell'amministrazione comunale, ha già detto quasi tutto il sindaco. Mi unisco ai suoi ringraziamenti, quindi sia a chi è presente qui oggi, l'associazione Noi Ci Siamo, ovviamente Gioele e la mamma, perché diciamo che senza la loro caparbietà probabilmente nulla sarebbe possibile. Ringrazio Carlo Rosa per aver messo a disposizione comunque i prodotti come premi per questa lotteria. Io un'unica cosa che ci tengo ad aggiungere come persona che all'interno del Comune di Castellamonte si occupa di politiche sociali è questo. Io penso che questa iniziativa sia un bel esempio di collaborazione fra enti pubblici, associazioni di volontariato, perché Noi Ci Siamo è una onlus, e privato. Da soli non è che si vada particolarmente lontani, mentre invece quando c'è una collaborazione fra più soggetti la cosa può ovviamente migliorare. Io spero che l'obiettivo venga raggiunto e venga raggiunto anche abbastanza presto, che quindi questo mezzo per il trasporto di Gioele, questo mezzo attrezzato, possa essere acquistato nel più breve tempo possibile, perché la questione della movimentazione è sicuramente importantissima. Io faccio gli auguri di buon lavoro a tutti, ringrazio ancora, come diceva prima il sindaco, tutti gli altri comuni che sono stati invitati oggi, aspettando di vedere se qualcuno si collegherà, però come ha detto lui c'erano degli impegni pregressi, però in generale sono stati invitati e ringraziamo perché in parte hanno collaborato i comuni Quarnieri, Rivaroro, Valperga, tutti i comuni dell'Unione Montana Valle Sacra, Vialfre, Torre Canavese, Bairo, Aglia e Candia. E anche in questo caso sono sicuro ci potranno essere delle collaborazioni future fruttuose. Ecco, io vi ringrazio tutti e passo la parola a Carlo Rosa. Pensavo che fosse prima Gigi che doveva parlare lui della... È vero. Sì. È vero, Gigi, scusatemi. Fai tu. Gigi Querio, presidente dell'associazione, Non Ci Siamo. Va bene, grazie. Ringrazio tutti i sindaci che ci staranno in questo momento guardando. Comincio col presentare un attimino la nostra associazione. La nostra associazione è nata nel 2011, ci siamo sempre occupati di assistenza sociale, sociosanitaria e di beneficenza.
nel corso degli anni abbiamo organizzato parecchie manifestazioni, ne cito qualcuna tanto per non andare a prolungarmi molto. Quando c'è stato purtroppo l'incidente in cui hanno perso la vita Mauro Celani, il poliziotto di Ivrea, e Don Stefano, abbiamo iniziato a fare dei quadrangolari di calcio raccogliendo dei denari per beneficenza da donare a delle nostre iniziative che avevamo. Dopodiché abbiamo organizzato per un poliziotto di Napoli che era stato anche lui colpito da incidente, che purtroppo poi non è sopravvissuto, e avevamo organizzato 3 serate di freestyle trial di moto nel piazzale dell'ex discoteca, che ora mi sfugge il nome, ma il Milù, del Milù. Poi abbiamo continuato ad aiutare dei bambini, abbiamo fatto una raccolta fondi a favore di Mattias, un bimbo di Rivarolo che aveva la necessità di fare il trapianto del fegato, in attesa dell'intervento aveva bisogno di cure abbastanza costose, la famiglia non riusciva, e anche lì ci siamo dati da fare, abbiamo raccolto dei soldini che abbiamo consegnato alla mamma del bimbo, che adesso tra l'altro è stato operato e sta benissimo, quindi siamo ben contenti che la cosa si sia risolta in questa maniera. Poi mi è stato segnalato il caso, per venire adesso a tempi nostri di adesso, mi è stato segnalato il caso di Gioele e ce lo siamo presi a cuore. Il problema di Gioele qual è? Che sta cominciando a crescere, quindi caricarlo di peso nella macchina per la mamma o per il papà o per chi sia diventa una cosa ardua. Diventa ardua anche perché il bimbo spesso si irrigidisce, quindi devono un attimino forzarlo, rischiando anche di fargli male alle gambe e alle braccia. Allora abbiamo detto, perché non facciamo una raccolta fondi tentando di raccogliere i soldi necessari per comprare un'auto usata adibita a trasporto disabili. E di lì siamo partiti, abbiamo fatto, purtroppo il Covid ci ha bloccati, perché come abbiamo iniziato è uscita la questione Covid e siamo stati un po' bloccati. Siamo riusciti a fare però 2 camminate in cui abbiamo raccolto dei soldi, adesso abbiamo all'incirca sui 4.000 euro raccolti con queste camminate, con donazioni fatte anche dalla popolazione di Castelnuovo Nigra, che sono stati raccolti dal caffè Morgana. Ora stiamo organizzando, partiamo con questa lotteria, faremo la distribuzione nei vari punti commerciali del Canavese, dove andremo a lasciare questi blocchetti, sperando che vengano acquistati questi biglietti. Abbiamo comunque fatto 5.000 biglietti col costo singolo di 2,50 euro. Quindi se riuscissimo a vendere tutti questi 5.000 biglietti avremmo quasi i soldi per comprare la vettura, perché sarebbero 12.500 euro più i 4.000 che abbiamo. Vetture di questo genere usate partono dai 16.000 fino ai 20-22.000, dipende un attimino, anno e di fabbricazione, tutto quanto, chilometraggi. Chiaramente la nostra intenzione è di comprare una vettura che possa coprire le necessità della famiglia per qualche anno, non che dopo 2 anni dobbiamo di nuovo, quindi magari cerchiamo di comprare una vettura spendendo anche qualcosina in più, però una vettura più recente che sia un attimino consona alle necessità della famiglia di Gioele. Con questo io penso che dobbiamo solo metterci a lavorare testa bassa e pedalare, quindi speriamo tra tutti di riuscire a un giorno trovarci qua e dire: queste sono le chiavi della vettura, sotto c'è la vettura e la consegniamo. Questo è quello che mi auguro io. Ora passo la parola a Carlo Rosa, un amico che, come l'ho interpellato per questa iniziativa per Gioele, ha subito aderito molto molto calorosamente. Adesso vi spiegherà lui qualcosa in particolare sui premi che ha gentilmente offerto. Grazie a tutti. Grazie Gigi per la presentazione, ringrazio il sindaco e ringrazio tutte le autorità presenti. Allora, il nome proprio della mia azienda si chiama Palazzo Rosa, le stanze della cosmetica.
E palazzo vuol dire casa, e casa, perché è proprio il nome della casa della mia famiglia, una casa non può essere casa se non ci sono i bambini. È per questo che noi accogliamo sempre tutte le richieste, soprattutto quelle che ci arrivano dai bambini. In questo caso, anche in questo caso, di un bambino del Canavese, perché abbiamo gli uffici in Canavese. Che cos'è Palazzo Rosa, le stanze della cosmetica? Ha un'origine abbastanza antica, circa nel 1600, quando un mio antenato, che si chiamava Louis de la Rose, sposa Geneviève Dupuis, per le sue virtù che non includevano proprio un'effimera bellezza. Ma fu così che questa ragazza, perché è una sposa veramente bambina, arriva in casa raccogliendo il cinorodo, che è il falso frutto della rosa, trova un sollievo alle mani. Che cosa fa? Ne estrae un olio miracoloso che in pochissimo tempo la guarisce da questa dermatite, donandole una bellezza del volto mai avuta. Noi ci chiamiamo Rosa, quindi le rose in casa ci sono sempre state. E io, dopo circa 4 secoli, ho creato con un mio caro amico che si chiama Edoardo Guarneschella una linea di cosmetici naturali, una linea di cosmetici bio nel vetro, che riprendono proprio le proprietà della rosa damascena. Questi prodotti sono i premi che noi mettiamo nella lotteria. Il primo premio è un trattamento corpo snellente, quindi ci sono i fanghi, la crema da massaggio rassodante, la crema da massaggio lipodrenante e lo scrub, tutto in un bellissimo cofanetto. Nel secondo premio la collezione degli innovativi, quindi una tripla protezione per proteggere la pelle dal sole, dai raggi dello schermo, dall'inquinamento, e una probiotica, quindi una vera e propria cosmesi del DNA. Come terzo premio abbiamo la collezione corpo completa, quindi l'olio corpo, la crema corpo lenitiva idratante, lo scrub e la crema mani. Poi come quarto premio un trattamento viso nutriente, quindi la crema idratante, la protezione delle labbra rimpolpante, il contorno occhi. E come quinto premio un set per la pulizia del viso completa, ovvero il tonico, il latte detergente, e questi sono i premi. Ringrazio ancora l'amico Gigi Querio per la possibilità che mi ha dato di aiutare un bambino. Sono sicuro che il Canavese, che è fatto di persone molto generose e molto attente all'infanzia, risponderà con grande entusiasmo. Ringrazio anche il sindaco per l'attenzione che ha dato e tutta l'associazione e l'amministrazione comunale. Grazie. Bene, volevo dire ancora una cosa, l'estrazione, mi sembra che non abbiamo detto, l'estrazione si terrà il 22 maggio del 2021 in questa sala. Ovviamente tutto è stato fatto in maniera corretta, in collaborazione, ovvero abbiamo l'associazione ha compilato tutti i modelli, ha fatto tutte le domande che dovevano essere fatte ai monopoli di Stato, per cui insomma è una comunicazione alla prefettura, esatto, mi dice giustamente adesso Gigi, per cui abbiamo insomma espletato le pratiche in maniera trasparente e per bene. Per adesso finiamo così, ringraziamo ancora tutti, grazie all'associazione Noi Ci Siamo, grazie molto all'iniziativa Tutti per Gioele, grazie alla caparbietà della mamma di Gioele, è una cosa che ci tengo a ribadire, non è da tutti, spero che ci saranno altre famiglie che seguino l'esempio, grazie a Carlo Rosa per aver messo a disposizione i premi per la lotteria e appunto un ultimo appello sincero da parte dell'amministrazione perché quante più persone decidono di contribuire acquistando questi biglietti. Come amministrazione comunale sicuramente noi ne acquisteremo tanti perché il sindaco ha bisogno di prodotti di bellezza, esatto. E quindi fate altrettanto, aiutateci.